Roberta Marino, presidente dell'associazione Agorà, benvenuta a Speciale News. Buongiorno a te. Allora, come ogni inizio estate che si rispetti, torna anche quest'anno l'appuntamento con Calici al Borgo Antico. Tante novità, un ampliamento delle cantine, abbiamo 3 punti food ed anche 3 band che suoneranno concerti per un'intera notte. Sì, abbiamo più di 3 punti food in realtà. Eh sì, e poi ci sono queste band, una che sai bene, è come dal primo anno, che è la Bourbon Street Band, no? Questa banda di ragazzi cerignolani che fa un itinerante per le vie, quindi del borgo. E poi c'è un palco che noi allestiamo all'interno della Terra Vecchia, nel quale, cioè, sul quale suoneranno queste due band, che sono una sotto le case vostre, che è una swing band, e poi c'è una band di musica, insomma, nazionale popolare, più divertente, che ci farà ballare, che si chiama Le Smorfie. Un evento che sin dalla prima edizione ha raccolto consensi incredibili e vi state estendendo in pratica tutta la Puglia. Sì, devo dire la verità, siamo molto contenti e speriamo soprattutto di essere all'altezza delle aspettative che ci sono, so che ci sono, e da questo punto di vista ovviamente mi devi consentire di ringraziare gli sponsor, che sono una parte fondamentale, indispensabile della nostra organizzazione, senza i quali non potremmo essere qui a presentare la terza edizione. Quest'anno avete sfruttato molte partnership, dal comune alla regione Puglia, alla provincia, anche il GAL Piana del Tavoliere. Sì, ringrazio in particolar modo il GAL, che è sempre molto vicino, e ringrazio i miei ragazzi, perché sono veramente al lavoro da mesi, instancabilmente. Ti ringrazio tutti, naturalmente. E allora incrociamo le dita e speriamo che vada tutto bene. Roberta, grazie per essere stata con noi, un abbraccio e in bocca al lupo. Crepi, ciao, un bacio. Grazie.